il match winner della partita, due calci di rigore e finalmente torna il sorriso anche per te, perché questo gol io sono sicuro che ti mancasse tanto. Sì, io sono veramente molto contento perché ci tenevo tanto a sbloccarmi, a ritrovare il gol, ma soprattutto perché comunque questi gol sono valsi la vittoria del Modena, che per noi era una vittoria vitale perché dopo la sconfitta in casa con Latina volevamo dare una risposta a tutti quanti, al campionato, ma soprattutto a noi stessi, perché comunque siamo una squadra molto valida e dobbiamo soltanto dimostrarlo, avere un po' più di tranquillità nel gioco. Oggi abbiamo fatto secondo me una gara sotto il profilo di gioco inferiore forse rispetto alle altre, però c'è stata una prova di carattere importante sull'1-1 perché volevamo a tutti i costi vincere questa partita e ci siamo riusciti. Proprio una vittoria col cuore, come le altre due arrivate nei minuti finali, non mollate mai. Questo l'ha sempre detto, la mia squadra non molla mai, può giocare male, può giocare bene, ma fino all'ultimo ci crede. Sì, questa è la nostra identità, cioè noi a volte giochiamo veramente bene, magari non bello i risultati, a volte giochiamo meno bene, non male, giochiamo forse meno bene rispetto ad altre volte e magari i risultati arrivano, però la cosa che non ci manca mai è appunto il cuore, la voglia di mettere in campo tutto noi stessi per vincere la partita e oggi fortunatamente arriva la vittoria. Come ti trovi dentro a sinistra? So che forse non è il ruolo che preferisci. Ma sai, comunque l'anno scorso ho fatto sempre questo ruolo qui, ovviamente la facevo il terzo d'attacco. Oggi era la prima volta che giocavo qui con il Modena d'esterno d'attacco. All'inizio, dico la verità, faticavo un pochino a trovare la posizione perché giocavamo prevalentemente dalla parte di inizietto, quindi ho fatto un po' fatica all'inizio, però comunque, cioè, dovevi mettere l'inizio che io gioco, quindi perché a me è importante giocare, o trequartista o centrocampista esterno, io voglio giocare, quindi sono contento di questo. Ti chiedo intanto se c'era rigore su di te. E poi ti chiedo che cosa hai provato sul dischetto la seconda volta, perché la prima volta va bene, è un rigore normale, ma la seconda volta è più difficile sfidare lo stesso portiere, poi al 90esimo. Il rigore era nettissimo, perché comunque lui è stato molto ingenuo, perché ero di spalle, la palla in volo, avevo il piede sopra la palla e lui mi ha dato un calcio proprio sul pallone, quindi poi l'arbitro era a un metro, quindi era rigore nettissimo. E ti dico la verità, la seconda volta per me è stato più facile. Sembra strano, per me è stato più facile perché ho detto tanto lui si butta, adesso o ribomba o punta sullo stesso angolo, va dall'altra parte, io tiro centrale, comunque è rigore che è troppo importante per non sbagliare tiro centrale, infatti è andato bene, quindi sono rimasto molto calmo, ero forse un pochino più teso sul primo rigore. Perché ti mancava il gol, perché dopo due mesi di sofferenza in cui ti sei trascinato un infortunio muscolare che non voleva andarsene, finalmente è arrivato questo gol, può essere una scossa per il tuo campionato? Io lo spero proprio vivamente che sia una scossa per me, per quanto riguarda per me a livello personale, ma spero che comunque sia la scossa proprio per questa squadra, perché aveva bisogno di questi tre punti, adesso dobbiamo andare a Livorno, che ha preso una bella batosta anche dal Crotone, visto? Dobbiamo andare lì, cercare di fare punti. Noi dobbiamo capire che quando non si può vincere non dobbiamo perdere. Questa è la cosa che secondo me dobbiamo capire, perché tante volte magari ci siamo spinti troppo in avanti per trovare il gol e ce l'hanno fatto. Quindi a volte è anche meglio un pareggio piuttosto che una sconfitta. Però questo è proprio quello che ci ha detto Crespo, cioè bisogna di essere propositivi, quindi dobbiamo un attimo migliorare questo. Spero che adesso anche per quanto mi riguarda possa continuare a fare gol per la prima volta. Anche perché lì davanti i gol arrivano col contagocce, mancavi tu, stanco, ci ha segnato, gli altri non riescono ancora a far gol. Com'è l'attacco del Modena? Non chiedo a te che ormai giochi lì da tanti anni. Siete tanti e diversi come caratteristiche. Sì, ho fatto un'analisi giusta, siamo tanti, tutti validi, molto validi, con caratteristiche molto diverse. Forse io tra gli attaccanti sono quello meno attaccante rispetto a Stanco, Zoe, Pablo, comunque Pablo
i gol li garantisce, quindi è un'assenza pesante che però stiamo cercando di far pesare il meno possibile, perché comunque Schecco ha fatto due gol, io anche adesso ho fatti due. È un attacco che sicuramente deve trovare ancora le sue certezze, la sua quadratura del cerchio, però ci stiamo lavorando, il mister è meglio del mister che ce lo può insegnare, quindi stiamo lavorando tanto e credo che con il passare del tempo miglioreremo tantissimo anche davanti. Fabio, Andrea.